Buongiorno e benvenuti a questo nostro secondo appuntamento in video. Sono Anna Finocchietti, psicologa, psicoterapeuta. Questo nostro incontro verterà su quello che è il bisogno di aiuto espresso da chi vive, da chi si prende cura di malati di demenza o di Alzheimer e dalla possibilità e eventuali ostacoli alla richiesta di aiuto. Prima però di affrontare questo tema mi piacerebbe riprendere un attimo quello con cui ci eravamo lasciati, alcuni due punti salienti perché ci permettono di creare una continuità e perché credo che richiamarli anche per chi vedesse questo video come primo video possa essere importante. Il primo aspetto che abbiamo toccato, che mi piace richiamare, è quello delle aspettative realistiche sul fornire cure, cioè il familiare che si prende cura di una persona cara che è ammalata di demenza o di Alzheimer ha delle aspettative. Abbiamo visto la volta scorsa come alcune possono essere irrealistiche, cioè quello di curare, di fare in modo che guarisca o che comunque la malattia in un qualche modo si fermi o regredisca. E abbiamo visto come questa purtroppo in questo tipo di malattia è un'aspettativa irrealistica. Ed è irrealistica con delle conseguenze appunto che vedremo. L'altro aspetto è quello che per quanto la malattia ci ponga dei limiti di intervento, ma anche di vita, di condizioni di vita, li ponga al malato che sempre più difficilmente riuscirà a compiere le proprie azioni quotidiane, avrà sempre più bisogno del nostro aiuto. Noi che dovremo riorganizzare la nostra vita in maniera diversa e quindi certe cose non si possono più. Sottolineavo la volta scorsa il provare a spostare un po' l'attenzione tra ciò che non si può più e ciò che invece è possibile fare. Ciò che costituisce un vincolo e ciò che all'interno di quel vincolo va preso così per quello che è, perché è qualcosa che la realtà ci sta ponendo ed è qualcosa di ineluttabile, e quello che invece all'interno di questi vincoli è ancora possibile fare. Abbiamo visto che una delle cose che è possibile fare è quello di dare una miglior qualità della vita ai nostri cari ammalati e anche a noi stessi. A proposito di questo vorrei introdurre un primo concetto. Noi, dico noi perché chi mi conosce o chi ha sentito gli altri video sa che anch'io sono una caregiver, spesso tendiamo a farci carico di tante cose che a volte potremmo anche delegare. È vero però che la situazione stessa di cura di un malato di Alzheimer comporta un carico enorme. È un carico di fatica fisica, un carico di responsabilità, un carico di riorganizzazione continua, un carico emotivo per mille emozioni sulle quali poi ci soffermeremo, che la relazione con il nostro caro malato comporta, perché è una relazione che cambia, una relazione che arriva a difficoltà enormi di comunicazione, possiamo non essere più riconosciuti, quindi capite che coinvolge veramente tantissimi aspetti anche di noi stessi, momento per momento, situazione per situazione. E quindi questo carico si esprime a volte in modalità che tendiamo un pochino forse a sottovalutare. C'è un carico, un peso che ci portiamo, che tutti ci portiamo e vi portate, che è fatto che comporta uno stress che a volte raggiunge dei livelli veramente importanti. Lo stress lo possiamo manifestare con uno stato di allarme e di ansia perseverante, lo possiamo manifestare con
uno stato di depressione, di tristezza, di non voglia di fare nient'altro, anche che ci farebbe bene, e in una tendenza all'isolamento sociale, quindi all'aver meno voglia di stare con gli altri, all'avere meno voglia di interagire, forse a sentirsi anche meno compresi dagli altri. Ma lo possiamo anche manifestare attraverso dei sintomi diversi. Insonnia è un bisogno di dormire, il dormire male, il sentirsi spesso irrequieti o più nervosi, un nervosismo che talvolta può interferire anche nelle nostre relazioni familiari, figli, coniugi. Quando magari l'anziano che assistiamo è un genitore o un'altra persona anziana della famiglia. Quindi un senso di irrequietezza, di nervosismo, di maggior disponibilità verso gli altri, ma anche attraverso sintomi fisici. Non è così, poco, non è così raro che chi si prende cura spesso che fa assistenza continua, la prima persona della famiglia che si prende cura, manifesti sintomi anche fisici, mal di testa, disturbi gastroenterici ed altri dolori diffusi. E questo le ricerche ormai lo hanno come dire, appurato. Abbia una maggior facilità ad ammalarsi, quindi sia con malattie più fisiche, sia con disturbi più a carattere, diciamo, psicologico. Allora, questo tecnicamente si chiama burden, chiamiamolo stress per intendersi meglio, anche se qualche volta mi potrà sfuggire un po' questo termine di burden, meno consueto, però mi sto riferendo a questo. Allora è necessario in questi nostri incontri virtuali è necessario un po' che abbiamo presente questo perché è necessario proteggere la salute, certo, indubbiamente del nostro caro, ma è altrettanto fondamentale proteggere la salute fisica e mentale di chi si prende cura e assiste la persona malata. Quello su cui cercherò un po' nel filo di discorso di lavorare o di mettere un po' anche in discussione con voi sono quegli aspetti che rendono più difficile quella che chiamiamo, è un termine resilienza, è un termine che adesso va anche troppo di moda. Un termine forse abusato anche, ne sentiamo parlare soprattutto in questo periodo, anche ne parlano dai politici, ai medici, a tutti. Resilienza è un concetto alla fine molto semplice, è quello di non farsi fare in modo che non, gli eventi negativi della vita, gli eventi stressanti, non prendano il sopravvento su di noi. E riusciamo invece, come dire, a tenere in mano il timone della situazione, guardando anche, e qui mi riallaccio ad un concetto che ho espresso nell'altro incontro, a ciò che posso, a ciò che questa situazione così stressante però può darmi come stimolo anche in positivo. Può essere dei cambiamenti di prospettiva, può essere l'affrontare le cose in un modo diverso, imparare a gestire il proprio tempo in maniera diversa, pur sotto la spinta delle necessità. Può essere il cominciare ad apprezzare. Vi faccio un esempio personale. Ho imparato per necessità a guardare con attenzione il cielo e al passaggio degli aerei e della scia che lasciano nel cielo azzurro. È una sciocchezza, però se io faccio una passeggiata con mio marito e lui guarda il cielo e vede l'aereo che passa e ne rimane stupito, ecco, questo stupore in un qualche modo mi passa e riesco a condividerlo. È una sciocchezza, se ci pensate bene, nel dramma che viviamo. Però
Guardare il cielo e scoprire qualche cosa a cui non avrei mai fatto caso è un esempio che dico perché possiamo imparare molto che prima ci sfuggiva del nostro piccolo quotidiano, così anche della nostra interiorità, emozioni che non provavamo, che non conoscevamo, capacità che forse non pensavamo di avere e che invece riusciamo a far emergere in questa situazione. Quindi il concetto di resilienza sostanzialmente è questo, ed è un po' questo un altro filo conduttore che mi piacerebbe riuscire a trasmettervi in qualche modo. Quali sono però i bisogni, perché si parlava di carico assistenziale, di stress che questo carico comporta, quali sono i bisogni che il caregiver sente di avere, a cui vorrebbe una risposta. Sono ovviamente molteplici e su diversi piani, dall'aiuto concreto in casa, perché poi dipende dalla gravità del malato, quindi da un aiuto proprio concreto, da una maggior facilità ad accedere a dei servizi, a conoscere meglio, come accedere a dei servizi, ad essere più informato. Quindi ci sono alcuni aspetti che noi non affronteremo perché ovviamente fanno parte di quello che può essere la risposta che le istituzioni danno o in molti casi dovrebbero dare. E in questo c'è anche un po' come dire, un richiamo e uno stimolo a tutti noi perché ci rendiamo anche attivi perché la figura del caregiver venga in un qualche modo riconosciuta. E sia aiutata nella miriade di attività quotidiane, da quelle burocratiche a quelle di gestione proprio del malato, a quel del nostro rapporto sul lavoro che a volte può essere compromesso, problemi di permessi, eccetera. Ma questo non riguarda i nostri incontri. Quelle cose invece che voglio sottolineare sono, è importante avere una corretta informazione sulla malattia, perché sapere quali sono le caratteristiche aiuta, e la sua possibile evoluzione aiuta quello che dicevamo essere anche delle aspettative di cura realistiche e quindi a farci, attivare in una direzione che è meno frustrante, che ci fa sentire meno impotenti. E in questo il chiedere ai medici di base piuttosto che leggere delle cose, piuttosto che chiedere allo specialista, piuttosto che accedere alle associazioni che sono sul territorio. L'AIMA è una di queste, a Firenze è molto attiva, che sono in grado di guidarci e di orientarci anche nella comprensione della malattia. Quindi questo è uno dei bisogni che esprimiamo e ai quali spesso c'è difficoltà. Io mi accorgo che a volte c'è il bisogno di avere risposte a domande perché, particolari, proprio perché non c'è una conoscenza di quelle che sono le caratteristiche della malattia e quindi un comportamento, un improvviso cambiamento nel nostro caro, nel comportamento, nel tono dell'umore, nel linguaggio, ci allarma e ci chiediamo: ah, ma è normale che sia così? E magari sì, è normale, magari questo sì, è vero, fa parte dell'evoluzione della malattia. Ma gli aspetti che più mi riguardano, diciamo, come competenze professionali, sono quelle su cui verterò un attimo i nostri incontri. I bisogni espressi dai familiari dei malati sono bisogni che riguardano anche la capacità di poter esprimere le proprie difficoltà, i propri bisogni affettivi, emotivi, il senso di solitudine che si prova rispetto ad un proprio caro che in un qualche modo sentiamo gradualmente di perdere. È molto duro da un punto di vista emotivo,
vivere qualcosa che assomiglia molto alla perdita di un lutto, ma con la differenza che abbiamo il nostro caro presente e ce ne dobbiamo prendere cura. Quindi sentire che questi bisogni, che questi aspetti che fanno parte della nostra intimità, del nostro sentire, sono riconosciuti e sono accolti, questo è molto importante. In questo ci sono ad esempio gruppi di autoaiuto in cui ci si può confrontare con altri, allora perché non cercarli? Ci sono associazioni che li fanno, perché non cercarli? Poi sul perché è difficile chiedere aiuto ci torneremo in un qualche modo. L'altro aspetto è prendersi cura di sé. È una cosa molto difficile, su questo un pochino oggi voglio soffermarmi. A volte sappiamo che prendersi cura di se stessi nel momento in cui si cura un familiare, si assiste, mi piace di più la parola, si assiste e ci si prende cura in senso lato di una persona cara ammalata di demenza o di Alzheimer, tendiamo a isolarsi, a non ascoltare più neppure i nostri bisogni. E questo, se vi ricordate la metafora della mascherina dell'ossigeno, certo se manca l'ossigeno a noi è difficile poi poter continuare a fornire aiuto e sostegno alla nostra persona cara. I fattori per cui è a volte difficile chiedere aiuto, ci sono dei fattori sicuramente che sono oggettivi, la mancanza di tempo, perché tra lavoro, cure della propria famiglia, mariti, figli più piccoli, se magari ci prendiamo cura di un genitore o di un suocero, di una suocera, ma anche se è il coniuge, è molto più facile che siamo in età avanzata, se è il coniuge che si è ammalato e quindi ci sono anche minori energie. Se ci dedichiamo a questo è più difficile dedicarsi ad altre cose. A volte le disponibilità economiche, perché prendere una badante, brutto il termine, a me piace più un assistente familiare, può essere costoso, indubbiamente, e quindi ce ne facciamo carico totalmente. Ci sono però alcuni aspetti, quindi questi insieme a molti altri, sono indubbiamente dei limiti, dei vincoli, oggettivi alla richiesta di sollievo, alla richiesta di aiuto, alla richiesta di ossigeno, per continuare la metafora. Però ci sono alcuni aspetti che sono più psicologici, che attengono più al nostro atteggiamento rispetto alle situazioni, rispetto a quello che noi pensiamo di noi stessi o della situazione. A volte sono dei pregiudizi, anche diciamo, delle credenze sociali alle quali aderiamo semplicemente perché viviamo in una certa cultura. Altre volte perché nel corso della nostra storia, abbiamo costruito nella nostra mente, un modo di vedere il nostro stare nel mondo e in rapporto con gli altri, che però talvolta, può limitarci nella nostra azione, nella vita. Ad esempio, il credere, avere in mente l'idea che sfogarsi con qualcuno, parlare con qualcuno di quello che accade al nostro caro ammalato, raccontare episodi che magari creano, certo, anche un momento di ilarità, perché no? Il senso del comico che a volte c'è in alcuni comportamenti, un oggetto, un bicchiere lavato e messo, nel frigorifero piuttosto che sulla libreria, è chiaro che fa sorridere. Porto questo, ma ognuno di noi potrebbe portare mille esempi. Il vestirsi, che so, il pigiama, il golf e sopra la camicia, sono comportamenti e manifestazioni che strappano un sorriso ed è bene anche che strappino un sorriso e forse in alcuni casi è bene sorriderci insieme anche al nostro caro.
Però parlarne con gli altri in un qualche modo ci sembra quasi di fare un gesto brutto nei confronti della persona malata, quasi una mancanza di rispetto nei suoi confronti. E questo, può essere un limite al parlare e quindi a quel bisogno anche di chiedere una forma di aiuto, quella forma di aiuto che è nel sentirsi compresi, nel condividere, nel condividere un'esperienza dolorosa. Un'altra delle idee che possiamo avere in testa è che non si parla con gli altri dei propri problemi, perché questo può significare che siamo un peso per gli altri e non vogliamo appesantirli perché magari anche loro hanno i loro problemi. Ma torno qua all'idea della condivisione, perché no? Ognuno ha i suoi problemi, certo, però a volte anche soltanto il potersi confrontare con gli altri, il poter avere uno scambio. Che non è lo scambio del tipo ah, sapessi io, ma che è uno scambio più emotivo, più caldo, di dire io provo questa difficoltà, io provo quest'altra, ah, certo, come ti capisco, oppure ti capisco perché anch'io provo questo. È che a volte nel caregiver, che sono davvero molto, molto, molto stanchi, siamo veramente molto, molto stanchi, c'è un po' anche la sfiducia di essere compresi, un po' la sensazione che soltanto chi la vive la situazione la può capire realmente. Questo può anche essere vero per un verso, il dolore, qualunque tipo di dolore, è sempre soggettivo, ma non trascuriamo il fatto che la condivisione e il sentirsi ascoltati è già un lenire un po' questo dolore. Poi il dolore ce lo portiamo, è nostro, non lo possiamo dare sulle spalle di qualcun altro. Però se il qualcun altro con cui condividiamo in un qualche modo accoglie questo dolore, questo è molto importante, questo è già un chiedere aiuto. Sarebbero molte altre, ma vorrei riprenderle forse la volta prossima, perché non voglio fare dei video molto lunghi in cui perdiamo forse un po' anche la capacità di attenzione. Quello con cui il messaggio, diciamo, con cui oggi vorrei lasciarvi è proprio questo. Ci sono dei bisogni, ho dei bisogni. È importante che li riconosca. E perché riconoscerli significa anche cercare un modo di dare risposta a questi bisogni. E questo è importante perché se il carico dello stress è troppo forte, non posso essere di aiuto neppure al mio caro perché rischio io, non prevengo, non proteggo in primo luogo me stessa che ho bisogno di invece di tante energie. Per fare questo ho bisogno forse anche di mettere in discussione alcune idee che ho in testa riguardo al mio prendermi cura e che in parte abbiamo visto e che in parte magari vedremo nel prossimo video e che non necessariamente sono una verità assoluta. Sono delle idee che forse posso anche rivedere e mettere in un qualche modo in discussione. Vi ringrazio al momento dell'ascolto e vi do appuntamento per la prossima settimana. Grazie.